Ciao a tutti, eccoci con una nuova proposta. Si tratta del breve romanzo Sana Fittangia. È un breve testo molto utile per rafforzare la lettura, ma soprattutto per sviluppare le abilità della scrittura. Sana Fittangia, un anno a Tangeri, racconta le avventure di una ragazza spagnola che decide di vivere per un anno a Tangeri. Per migliorare la lingua araba e anche per imparare il dialetto marocchino. Andiamo a vedere più in dettaglio il libro. Il libro è diviso in 5 capitoli. Ogni capitolo è seguito da attività di comprensione del testo. Vedete che i brani non sono vocalizzati, è un livello comunque di arabo A1, molto semplice. E dicevamo che ogni capitolo contiene alla fine attività di comprensione del testo, esercizi per rafforzare le conoscenze grammaticali e anche attività per rafforzare l'abilità di scrittura, cioè la produzione scritta. Questo breve romanzo vi offre, cioè, la possibilità sia di esercitarvi nella lettura, ma soprattutto di cimentarvi con riassunti guidati e quindi di comporre brevi testi sulla base di schemi strutturati. Il contenuto, vi ripeto, è legato alle avventure, quindi ai racconti di questa studentessa, di questa ragazza che va a vivere a Tangeri, quindi per il suo contenuto. Questo libro propone un arricchimento lessicale molto utile e funzionale per gli studenti che vivono fuori sede, e cioè per gli studenti a volte soprattutto quelli gli studenti di lingua, no? Che vivono all'estero. E quindi anche questo libro della casa editrice Albuhaira, ancora una volta, evidenzia il carattere estremamente comunicativo rispetto all'approccio appunto linguistico nell'apprendimento di una lingua. Chi fosse interessato all'acquisto di questo breve romanzo, che vi ricordo aiuta sia a mantenere le abilità di lettura, ma soprattutto a potenziare quelle di scrittura. Chi fosse interessato può scrivere a infoarabook.it. Intanto vi auguro di studiare con passione e con amore la lingua araba. Buon lavoro quindi.